qui stamattina con Alessandra, responsabile dei progetti sociali della UISP di Varese, che insieme a noi sta tentando di allestire lo spazio, quindi quello dedicato allo sport, e quindi chiediamo a lei le prime impressioni della giornata. Allora, diciamo che la giornata è partita alla grande, siamo carichi, abbiamo qui questo spazio immenso dove ben presto avremo un bellissimo campo di pallavolo e un bellissimo campo da calcio, e sicuramente a oggi pomeriggio si animerà di gente che gioca. La situazione è leggermente difficile perché stiamo capendo come riuscire a incastrare tutti gli spazi per non stare nel fango piuttosto che in mezzo ai legni, ma noi siamo pronti a tutto e quindi sta venendo veramente un bel allestimento. Ecco Alessandra, scusa, puoi ripeterci un po' il programma di questo spazio rispetto alle attività che insieme alla UISP Sport alla Rovescio, organizzeremo qui dentro? Sì, dunque, le attività sono molteplici perché appunto, a parte la pallavolo e il calcio, vogliamo animare lo spazio anche prendendoci un po' del corridoio dove passa tantissima gente, quindi fermando proprio con delle piccole incursioni motorie le persone che passano. Vorremmo fare la giocoleria, l'acrobatica, la ginnastica per riattivarci un po' muscolarmente, dei piccoli laboratori creativi dove le persone stesse possono costruire i loro attrezzi di giocoleria, piuttosto che le danze tradizionali, in particolare del sud dell'Italia e del nord dell'Italia, ma poi chiederemo a tutte le persone che passano di mostrarci una loro danza. E la stessa cosa per i giochi, metteremo una serie di giochi tradizionali fatti con il materiale di riciclo che recuperiamo qua in questo spazio, e chiederemo alle persone di fare lo stesso, di regalarci un loro gioco di riciclo, quindi farci vedere come si può costruire un loro gioco tradizionale del loro paese. Grazie. Grazie a voi.